Ti ringraziamo, Re della
benedici tu. Il luogo, Signore, a noi, da est a ovest, fai sì che questa fede, questa grande verità, Signore, possa crescere. Grazie, amen. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, amen. Alleluia. Diamo gloria al Signore, diamo gloria al Padre, al Figliuolo, alleluia, e allo Spirito Santo, cari fratelli, care sorelle, amen. Ancora in questo momento, alleluia, diamo gloria all'Iddio di Abramo, all'Iddio della verità, e per mezzo della sua parola, alleluia, della sua verità, vogliamo ancora imparare, vogliamo ancora crescere, gloria a Dio, vogliamo rafforzarci per andare avanti nella volontà di Dio, nelle vie del Signore. Amen, vi saluto tutti quanti nella pace del nostro Salvatore Gesù Cristo, ovunque vi troviate, cari fratelli, sorelle. Io mi trovo qui in un bellissimo luogo, all'aria aperta, qui in un parco, dove posso stare tranquillo a meditare, gloria a Dio, amen, gloria al Signore. Che la pace, che la grazia di Gesù Cristo, il nostro grande Dio, il nostro grande Salvatore, l'unico Maestro e Pastore della Chiesa, il vero Pastore, il grande Pastore, vi benedica. Alleluia. Cristo faccia risplendere la sua luce su di voi. Cari fratelli, care sorelle, vogliamo iniziare con l'aiuto dello Spirito Santo in questo momento una serie di riflessioni bibliche, così come il Signore ci guiderà, sulla vita di Abramo, questo grande esempio di fede che Dio ci ha donato e del quale Gesù stesso parlò, amen, come vedremo adesso. Vi invito ad aprire la vostra Bibbia, cari fratelli e sorelle, nell'Evangelo secondo Giovanni. Leggeremo alcuni brani in questo momento, in questo bel pomeriggio, gloria al Signore, amen, alleluia. Così ci edifichiamo, ci alimentiamo ancora per mezzo della parola del nostro Dio. Vogliamo leggere le parole di Gesù che parlò riguardo ad Abramo e ci ha lasciato degli spunti, fratelli, di riflessione, affinché noi veramente possiamo, tramite questa parola, queste dichiarazioni del Maestro stesso, possiamo trarne degli utili insegnamenti, cari nel Signore, amen. Giovanni 8, verso 56, dice così la santa parola di Dio. Amen. Giovanni 8, verso 56. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Alleluia. Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Amen, cari fratelli. Gesù, qui parlando ai farisei, in modo particolare agli scribi,
agli anziani del popolo che erano ostinati. Loro non riconoscevano chi era colui che stava davanti a loro e che parlava loro con l'autorità divina, con l'autorità di Dio. Vi voglio dire, lo stesso Dio di Abramo era venuto sulla terra, alleluia, nella persona di Cristo, ma loro avevano un velo negli occhi, erano impediti da riconoscerlo. Loro non capivano, loro non comprendevano, i farisei non capivano. I farisei conoscevano la storia antica del loro popolo, conoscevano la storia di Abramo, ma loro non capivano ciò che il Signore voleva insegnare loro. Amen. E allora Gesù, per metterli davanti a una grande verità, alleluia, cioè la verità della sua divinità, la verità della sua esistenza eterna. Amen. Gesù, per dichiarare loro chi veramente lui era ed è, il Messia, il Figlio di Dio, Gesù, per insegnare ai farisei, agli anziani queste verità, Gesù prese l'esempio di Abramo. Amen. Gesù parlò loro di Abramo. Gloria a Dio. Perciò è un esempio meraviglioso, fratelli, per la nostra vita spirituale. Perché Abramo, come l'Apostolo stesso disse per lo Spirito, è chiamato il padre della fede. E noi, alleluia, spiritualmente, dobbiamo essere imitatori di quella fede che Abramo ebbe nel Signore che lo chiamò. Alleluia! E come abbiamo letto qui, Cristo stesso in un certo modo si rivelò ad Abramo, si manifestò ad Abramo. Alleluia, Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò, disse Gesù Cristo, parlando in mezzo a quel popolo che loro dicevano di essere progenie di Abramo, loro si vantavano, fratelli e sorelle, in un certo modo di essere figli di Abramo, ma in verità non lo erano, perché non si stavano giubilando nella venuta del Messia, non si stavano rallegrando nella manifestazione del Messia, anzi non lo riconobbero proprio. Altrove è scritto che egli venne in casa sua e i suoi non lo riconobbero, non lo riconoscettero, non lo accettarono, non credettero in lui. Lui venne dal cielo, dalla gloria eterna, dalla maestà eterna, dalla luce eterna. Lui scese, alleluia, in mezzo al popolo ebraico che è umanamente la progenie di Abramo, ma loro non lo riconobbero perché loro erano ciechi. E allora Gesù stesso disse: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Fratelli, io voglio vedere in questo esempio di Abramo, che Gesù stesso ci dà questo esempio di fede, io voglio vedere, fratelli, qualcosa di utile, qualcosa che può accrescere la mia vita spirituale, la mia fede, la mia comunione con il Cristo. Perché se Abramo, ascoltate,
che non aveva la Bibbia, non aveva le rivelazioni che noi oggi abbiamo, non aveva la conoscenza che noi oggi abbiamo, eppure Abramo giubilò nella speranza di vedere il giorno di Cristo, cioè di vedere la manifestazione del Messia. Abramo giubilò. Amen. Quanto più noi oggi, che siamo figli di Dio, quanto più noi oggi, che abbiamo le rivelazioni di Dio, abbiamo le parole scritte di Dio, le scritture ispirate dallo Spirito Santo, noi dobbiamo giubilare nella manifestazione del Messia. Noi dobbiamo giubilare nella conoscenza di Cristo. Noi dobbiamo giubilare nella presenza di Cristo. Se Abramo, che ancora non aveva queste rivelazioni che noi oggi abbiamo nella Bibbia, nelle Sacre Scritture, nei Vangeli, oggi noi abbiamo, oh alleluia, la guida dello Spirito Santo, la guida dello Spirito della verità. E allora Abramo non aveva tutto ciò. Abramo non aveva le Sacre Scritture come noi ce l'abbiamo oggi. Abramo non aveva la rivelazione di Cristo come noi ce l'abbiamo oggi, fratelli, sorelle. Oh alleluia. Abramo non aveva ancora sperimentato la nuova nascita. Abramo non sapeva cos'era il sangue di Cristo versato alla croce. Abramo non aveva ancora la conoscenza che noi oggi, che tu, caro che mi ascolti, cara anima che mi ascolti, che tu oggi puoi avere di Gesù Cristo la conoscenza biblica, la rivelazione biblica. Abramo ancora non l'aveva. Eppure, come abbiamo letto qui in Giovanni 8:56, Abramo giubilò nella speranza di vedere il giorno di Cristo. Fratelli, che grande esempio! Ecco perché lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore queste riflessioni sulla vita di Abramo, fratelli e sorelle nel Signore, che è un grande esempio di fede. Amen, alleluia! Non a caso è chiamato il padre della fede. Non a caso fu chiamato amico di Dio. E Abramo fu chiamato amico di Dio, cari fratelli, da Dio stesso, dall'Eterno stesso, che si presentò a lui. Dio stesso definì Abramo amico suo, perché Abramo credette all'Iddio della gloria che lo chiamava. Eppure, come stavo dicendo, Abramo non aveva la conoscenza che oggi noi possiamo avere. Abramo non aveva la Bibbia come tu oggi ce l'hai o puoi averla. Ce l'hai la Bibbia? Ce l'hai la Bibbia fra le tue mani? Ma soprattutto ce l'hai la Bibbia nel tuo cuore? La parola di Dio sta dimorando nel tuo cuore. Cosa c'è nel tuo cuore? Fratelli e sorelle, è la parola di Dio che sostiene la nostra fede. È la parola di Dio che accresce la nostra fede. È la parola di Dio il fondamento della fede. La fede viene dall'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Alleluia. È questa parola, fratelli, che fa nascere la fede.
che la sostiene, la fa crescere, alleluia, la fa sviluppare, la perfeziona. Tu oggi hai una rivelazione maggiore che quella di Abramo. E l'esempio di Abramo, fratelli, è una grande istruzione per noi, una grande edificazione per noi. Abramo giubilò nella speranza di vedere il giorno di Cristo. Abramo si rallegrava. Abramo gioiva nella speranza di vedere la manifestazione del Messia. E in un certo modo Abramo lo vide. Come? Mediante la fede, mediante la manifestazione di Dio. Amen. Perché Abramo fu un uomo di fede, gloria al Signore. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo come un conto di giustizia. Abramo ascoltò la voce di Dio. Voglio leggere ancora Atti capitolo 7, Atti degli Apostoli, gloria al Signore, capitolo 7, al verso 2, qui parla ancora di quando Stefano predicava e testimoniava in mezzo ai giudei, che poi, come tutti noi sappiamo, lo vollero uccidere a motivo della sua fede in Cristo, a motivo della sua fede nel Signore. E allora Stefano parlava ai giudei, agli anziani, queste parole meravigliose, fratelli, che ci parlano ancora dell'esempio di Abramo. Amen, alleluia, dell'esempio della fede, delle esperienze di fede, delle esperienze spirituali con l'Iddio del cielo, che Abramo ebbe esperienze di fede che per noi oggi sono un esempio, fratelli. Tramite questo esempio noi possiamo fortificarci. Amen, alleluia. Atti capitolo 7 verso 2 dice: ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, amen, nostro padre, alleluia, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caran. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, quando Abramo viveva ancora in una terra pagana, fratelli cari, quando Abramo viveva ancora in una terra idolatrica, quando Abramo viveva ancora in una terra dove regnavano le tenebre, in Mesopotamia, in Ur dei Caldei, che sarebbe Babilonia in poche parole. Ur dei Caldei, fratelli e sorelle care, era una terra di iniquità, una terra che adorava falsi dei. In altre parole possiamo dire era il territorio di Satana, era un territorio infestato dalle tenebre, dai demoni, da pratiche
idolatriche, pratiche pagane, dove c'era culti a false divinità, dove c'era idolatria, stregoneria, occultismo, dove addirittura offrivano sacrifici umani ai loro cosiddetti dei. Perciò quella terra dove Abramo viveva, in casa di suo padre, quella terra era una terra dell'ignoranza spirituale. Quella terra, l'antica Mesopotamia, rappresenta una terra della non conoscenza o della mancanza di conoscenza, dove non conoscevano il vero Dio, dove erano dominati dai demoni, dagli spiriti dell'inganno, della menzogna. E Abramo, prima ovviamente di essere stato chiamato dall'Eterno, chiamato dal Dio della gloria, come abbiamo letto che gli apparve, Abramo viveva nell'ignoranza spirituale, era cresciuto in una cultura pagana, nelle tradizioni pagane, idolatriche. Ma un giorno il Dio vivente, il Dio del cielo, il Dio della gloria apparve ad Abramo, fratelli e sorelle. E Abramo, pur trovandosi in quella terra dell'ignoranza, quella terra della non conoscenza, quella terra del buio, Abramo ascoltò la voce del Signore, alleluia, del vero Dio, che si manifestò a lui. Perché, fratelli e sorelle, qui troviamo un grande esempio, un grande insegnamento. Il Signore sceglie chi vuole. Amen, alleluia. Gesù Cristo posa i suoi occhi su chi lui vuole. Noi non abbiamo meriti, noi non abbiamo capacità, noi non abbiamo nulla di che vantarci, ma allo stesso modo di Abramo, noi eravamo pagani, noi eravamo adoratori dei demoni, noi eravamo figli del diavolo, eravamo figli del peccato, eravamo immersi nell'ignoranza spirituale, eravamo morti nella non conoscenza di Dio, nella non conoscenza della verità, eravamo schiavi delle tenebre, del peccato, delle tradizioni fasulle, delle tradizioni ingannatrici, degli idoli, dei falsi dei di questo mondo. Fratelli e sorelle, noi eravamo pagani, come anche Abramo era pagano. Abramo era cresciuto, come dicevamo, in una cultura veramente idolatrica, immersa nel paganesimo, nell'occultismo. In quella terra, come stiamo dicendo, nell'antica Mesopotamia, dove Abramo nacque, Abramo crebbe, dove Abramo, in poche parole, fu formato, fu istruito in una cultura pagana, Abramo non conosceva il Signore. Abramo non conosceva il vero Dio. Eppure, prima di lui, altri uomini ricevettero le visitazioni del Dio della gloria, come Noè. Noè fu un uomo che Dio raggiunse, amen, ai tempi, sappiamo, del diluvio, e Dio parlò a Noè e gli disse di costruire un'arca. Ma cari fratelli,
io voglio aprire una parentesi. Chissà se Abramo in qualche modo aveva sentito parlare di Noè. Alleluia. Io non lo so, fratelli, non voglio addentrarmi in questo perché non è il mio compito, ma chissà se Abramo, quando viveva ancora in Mesopotamia, in Ur dei Caldei, nella terra dell'ignoranza, del paganesimo, delle tenebre, chissà se Abramo in qualche modo aveva sentito parlare, per esempio, della storia di Noè, che Dio lo aveva visitato, che l'Eterno gli aveva parlato e gli aveva fatto costruire un'arca di legno. Chissà, fratelli e sorelle, può darsi che Abramo in qualche modo aveva sentito parlare di quella storia, perché secondo la storia biblica Abramo visse diversi secoli dopo Noè. Cioè Noè visse alcuni secoli prima di Abramo. Perciò può darsi, fratelli, questa è una parentesi, può darsi che Abramo in qualche modo, forse nella sua fanciullezza, nella sua giovinezza, aveva sentito parlare della storia dell'arca di Noè. Io non lo so, fratelli e sorelle. Però quello che voglio dire è che in un modo o nell'altro il Signore sa come farsi conoscere dall'uomo. Amen. Abramo era cresciuto in una cultura pagana, idolatrica, tenebrosa, dove si praticavano centinaia di riti, di culti pagani, alle false divinità, ai demoni, eccetera, eccetera. Era una terra posseduta dal diavolo. In altre parole, la antica Mesopotamia era un miscuglio di credenze diaboliche. L'antica Babilonia, Ur dei Caldei, era una terra veramente proprio della confusione. Infatti fu proprio lì, fratelli, che sorse la Torre di Babele. Penso che tutti noi abbiamo sentito parlare della storia della costruzione della Torre di Babele, che fu costruita da uomini ribelli, uomini perversi, uomini orgogliosi, che volevano fare questo grande monumento o questa grande costruzione, questa grande torre, per, secondo loro, a modo loro, raggiungere il cielo, per innalzarsi. E fu proprio lì nell'antica Mesopotamia che sorse la Torre di Babele, sorse anche, possiamo dire, il regno umano di Nimrod. Fu proprio lì che c'erano le tenebre più fitte dell'umanità, dove, come dicevo prima, praticavano riti di ogni genere, sacrificavano i loro figli ai loro dei falsi, ai demoni, a Satana, in poche parole. E si dice, cari fratelli e sorelle, che fu proprio in quei luoghi che nacquero tutte queste pratiche diaboliche che oggi
purtroppo infestano l'umanità. Pratiche come la stregoneria, la magia, la cartomanzia, l'oroscopo, tutte quelle cose diaboliche, tenebrose, che portano solo della confusione nella razza umana. Tutte quelle cose, quelle credenze, quei riti, quelle religioni, se così si possono chiamare, ebbero inizio in quella terra, l'antica Babilonia, l'antica Mesopotamia, la terra dei Caldei, dove Abramo viveva. Fratelli e sorelle, e da quello che la Bibbia ci fa capire, Abramo era nato in una famiglia benestante, si presume biblicamente, carissimi, perché noi vogliamo parlare biblicamente, io sono qui per parlare biblicamente con l'aiuto dello Spirito Santo, ecco perché queste riflessioni o questi studi o queste meditazioni si chiamano riflessioni bibliche, alleluia, cioè vogliamo rimanere, amen, basati sulla Bibbia e non sui nostri pensieri o le nostre filosofie o le nostre argomentazioni umane, ma vogliamo che lo Spirito di Dio, amen, alleluia, ci guidi nella Bibbia. E fratelli, io mi sto grandemente edificando per la gloria di Dio, amen. Si presume biblicamente che Abramo era nato in un ambiente benestante, probabilmente Tera, che era il padre terreno di Abramo, era un uomo ricco. Possiamo dire era un antico patriarca di quelle terre mesopotamiche, babiloniche. Era un uomo che possedeva grandi ricchezze, il padre di Abramo. Sicuramente aveva palazzi, aveva servi, aveva tanti bestiami. Perciò possiamo dire era un uomo importante in quella terra dove Abramo nacque, crebbe e fu istruito in tutte quelle cose, come dicevamo, quelle credenze fasulle, in quella cultura tenebrosa dell'ignoranza spirituale. Ma proprio lì, fratelli e sorelle, e questo lo voglio evidenziare, fu proprio lì, in quella terra tenebrosa, in quella terra dell'oscurità, in quella terra dell'ignoranza, fu proprio lì, alleluia, che l'Iddio della gloria apparve ad Abramo e lo chiamò, amen, alleluia, perché ti voglio dire, in questo momento nulla impedisce all'Eterno di parlarti. Non importa dove ti trovi, non importa dove sei nato, non importa dove sei cresciuto, come sei cresciuto, non importa se la tua famiglia era ricca, era povera, era una famiglia di buoni principi o una famiglia di criminali, non importa. Oh, alla sima takashou, alebere si andakama, il Dio della gloria si può rivelare nella tua vita. Amen, non importa dove tu ti trovi, non importa il tuo passato, non importa da quale razza provieni, oh alleluia, non importa la tua cultura, non importa cosa ti hanno insegnato da piccolo,
o non importa quanti peccati tu abbia fatto, ma ti voglio dire, alleluia, nulla, alleluia, può impedire al Signore della gloria, all'Iddio della verità, nulla può impedire a Gesù Cristo di visitarti, di parlarti, alleluia, di scendere su di te, gloria a Dio. Ti puoi trovare nella regione più buia del mondo, amen, ti puoi trovare nei legami più forti che possano esistere, ti puoi trovare nella condizione più miserabile che esiste, ti puoi trovare nel buio più totale, ma nulla, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, nulla, rema kaya shikatai, può impedire al Signore Gesù, nulla può impedire al Signore di illuminare il tuo cuore. Ecco perché oggi nel mondo intero ascoltiamo grandi testimonianze di uomini e donne che erano persi nei peccati più grandi, di uomini e donne che erano smarriti nelle tenebre più fitte, uomini che erano persi nei paesi più lontani. Ci sono tante storie di uomini che sono nati in paesi dove non c'è la libertà di predicare Cristo, uomini o donne che sono cresciuti in paesi arabi, paesi anticristiani, paesi islamici, uomini che sono cresciuti in una cultura o in un insegnamento contrario all'Evangelo di Cristo, sono cresciuti nel buio, nell'inganno, nella menzogna, eppure Gesù Cristo li ha visitati. Gesù Cristo è apparso loro, alleluia, in sogni, in visioni. Perciò ribadisco ancora, per andare avanti, nulla può impedire, nulla può impedire l'opera di Dio nella tua vita. Amen. Allo stesso modo, cari che mi ascoltate, come Dio apparve ad Abramo, come Dio parlò ad Abramo, pur trovandosi in una terra pagana, idolatrica, nell'ignoranza spirituale, Dio parlò ad Abramo. In un attimo, all'improvviso, Abramo era cresciuto in una cultura idolatrica, erano probabilmente tanti anni che seguiva una cultura, seguiva una credenza, seguiva una religione che gli era stata inculcata, ma in un attimo, alleluia, il Dio della gloria gli apparve, amen, alleluia. E ancora oggi il Signore è in grado di fare queste meraviglie. Come Lui parlò ad Abramo, così Lui parla a noi per trasformarci, per liberarci dalle tenebre, per liberarci dal buio, dall'ignoranza spirituale, per liberarci dall'inganno. Dio, il Signore, l'Onnipotente, parlò ad Abramo per tirarlo fuori, cari che ascoltate, per tirarlo fuori da quel luogo tenebroso. Abramo si trovava in Mesopotamia, si trovava nella terra dei Caldei, era cresciuto lì, viveva lì, aveva le sue abitudini lì. Sicuramente Abramo umanamente
prima che il Signore arrivasse nella sua vita, Abramo aveva tanti progetti. Abramo, prima di ricevere la chiamata di Dio, sicuramente aveva tanti pensieri per il suo futuro, aveva tanti piani, ma in un attimo l'Eterno gli parlò e cambiò i suoi pensieri. Oh, alleluia, cambiò i suoi progetti, cambiò la sua vita, gloria al Signore. Amen. E Abramo iniziò a seguire quel Dio della gloria, benedetto il Signore che gli aveva parlato. Eppure, questo tocca il mio cuore, eppure Abramo non lo conosceva. Probabilmente non aveva mai sentito parlare di Dio. E quando dico Dio mi riferisco al vero Dio, all'Iddio che ha creato il cielo e la terra. Amen. All'Iddio che è dall'eternità. Quell'Iddio, alleluia, Elohim. Gloria al Signore che disse sia la luce. Alleluia. E la luce fu. Amen. Quel Dio onnipotente. Sicuramente o probabilmente Abramo non aveva mai sentito parlare di Dio, del vero Dio, del Dio del cielo, della gloria, del Creatore. Probabilmente Abramo non aveva mai sentito delle storie di Dio. Abramo non aveva mai ascoltato parlare di Dio. Era cresciuto in una terra pagana, idolatrica, in una terra piena di tenebre, di demoni. Ma in un istante, quando l'Iddio della gloria gli parlò, alleluia, in un istante il cuore di Abramo fu illuminato da quella voce, dalla voce dell'Eterno, quello stesso Dio che alcuni secoli prima aveva parlato a Noè per costruire l'arca, quello stesso Dio che alcuni secoli dopo parlò a Mosè tramite il fuoco di un roveto ardente, quel Dio della gloria, alleluia, che è qui in mezzo a noi, il nostro Signore e Padre Celeste, quel Dio eterno, quel Dio di luce, quel Dio di potenza, alleluia, si rivelò nella vita di Abramo. Amen. Pur trovandosi egli in una terra di tenebre, di idoli, di paganesimo, ma quando Abramo ricevette ascoltò la voce dell'Eterno, nel cuore di Abramo accadde qualcosa e la sua vita iniziò a essere trasformata, cambiata. Ti voglio dire, cosa succede nel tuo cuore quando ascolti la parola di Dio? Caro che mi ascolti, perché anche adesso, tramite queste riflessioni, noi possiamo ascoltare la voce di Dio. Quando tu leggi la Bibbia, tu puoi ascoltare la voce di Dio. Quando si predica l'Evangelo, tu devi riconoscere la voce di Dio. Chi ha orecchie, alleluia, da udire oda ciò che lo Spirito dice alle chiese, ciò che lo Spirito di Dio, lo stesso Spirito glorioso, Spirito Santo, che parlò ad Abramo, lo stesso Dio, lo stesso Signore, lo stesso Spirito. Amen, alleluia. E quando Abramo ascoltò quella voce,
il cuore di Abramo non fu più lo stesso, non rimase più la stessa persona. Lui non poté rimanere nella stessa mentalità. Lui non poté rimanere nei suoi stessi pensieri o nei suoi progetti umani. Ma il cuore di Abramo, la mente di Abramo, nell'ascoltare la voce di Dio, iniziò a cambiare, a trovare una nuova vita, una nuova speranza, nuovi progetti. Alleluia! Cosa è successo nel tuo cuore dal giorno che hai ascoltato l'Evangelo di Cristo? Come reagisce il tuo cuore davanti alla parola di Dio? Hai tu la fede di Abramo? Hai tu il sentimento di Abramo? Hai tu, alleluia, la disponibilità di Abramo? Che nell'ascoltare la voce del Signore Abramo ubbidì? Oppure, purtroppo, il tuo cuore rimane ancora insensibile? Il tuo cuore rimane ancora indifferente? Non vuoi cambiare, non vuoi lasciare i tuoi vecchi pensieri? Non vuoi lasciare i tuoi vecchi progetti, i tuoi piani umani, i tuoi desideri umani, non li vuoi lasciare? Cosa accadde nella vita di Abramo? Quando Abramo ascoltò la voce dell'Eterno, Abramo decise di ascoltare. Amen, alleluia. Abramo si illuminò, il cuore di Abramo si riempì di una nuova speranza che lui non aveva mai conosciuto. Oh, alleluia, il cuore di Abramo si riempì di una nuova speranza, si riempì della vera fede. Il cuore di Abramo fu riempito della vera fede, perché lui, Abramo, fin da piccolo aveva imparato delle false credenze, delle false ideologie, aveva imparato una fede falsa, una fede che non era la fede dell'Iddio che aveva creato il cielo e la terra. Ma quando Dio apparve ad Abramo, il cuore di Abramo ricevette, oh alleluia, la luce. E ti voglio dire, caro che mi ascolti, prima di finire, hai trovato la luce in Gesù? Hai trovato la vera fede in Gesù? Hai trovato la conoscenza del vero Dio in Gesù? Oppure sei legato ancora alle vecchie tradizioni di Babilonia? Sei legato ancora alle vecchie tradizioni del mondo? Tra parentesi, in questo periodo che viviamo delle cosiddette feste, ci sono tante tradizioni pagane. Hai trovato la verità di Cristo? O sei ancora legato agli elementi della vita terrena? Sei legato ancora ai piaceri carnali o ai desideri materialistici? Abramo, quando ricevette la chiamata del vero e unico Dio, Abramo non poté rimanere lo stesso che era prima. Abramo non poté rimanere legato alla cultura di prima. Abramo non poté rimanere insensibile davanti a quella voce gloriosa. Tu non puoi rimanere insensibile davanti a Cristo, davanti al Re della Gloria, davanti al Dio Onnipotente, davanti alla potenza dello Spirito Santo. Tu non puoi rimanere insensibile.
davanti al grande Io Sono, che era prima che Abramo nascesse. Tu non puoi rimanere insensibile davanti a Gesù Cristo. Oh, alleluia. Per finire voglio leggere ancora Atti 7, verso 2. Ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caran, e gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Il Signore chiamò, il Dio chiamò, l'Eterno chiamò Abramo ad uscire dalla sua terra, dalla sua vecchia nazionalità. Possiamo dire, carissimi, che lui era cresciuto in quella terra, in quella cultura, in quella nazione, ma quando il Signore gli apparve, il Signore, alleluia, chiamò Abramo ad uscire da quella terra, come il Signore Gesù Cristo ti sta chiamando ad uscire dalla confusione, ad uscire dal buio. Caro che mi ascolti, cara che mi ascolti, il Signore, il Re dei Re, ti sta chiamando a uscire dal peccato, dal buio, dalla Babilonia, e Lui ti dice: vieni, seguimi verso la terra che io ti mostrerò. Io ho preparato un luogo per te, ho preparato una nuova terra. Oh, alleluia, ho preparato una nuova vita, ho preparato un regno, ho preparato un regno di gloria. Seguimi, dice il Signore. Alleluia. Non rimanere nelle tenebre, non rimanere nell'oscurità, non rimanere nella Babilonia, non rimanere lontano dal Dio della gloria. Oh, alleluia, ascolta la voce dello Spirito. Alleluia, alleluia, ascolta la voce del Signore che ti chiama. Seguimi. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ascolta la voce del Dio della gloria. Ascolta la voce di Cristo. Ascolta la voce dello Spirito Santo e arrenditi a Lui, come fece Abramo, che pur non conoscendolo ubbidì e seguì la voce del Signore. Seguilo anche tu, seguilo anche tu, perché il Signore ti vuole illuminare, il Signore ti vuole liberare dalla confusione di Babilonia, dalla confusione di Satana, dalla confusione del peccato. Oh, Alamandere, Shokarabahai. Ed è sempre buon pastore, dice il Signore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ascolta la voce dell'Eterno, ascolta la voce di Cristo, ascolta la voce della Sua parola e aggrappati ad essa. Alleluia, Lui ti porterà avanti di valore in valore. Oh, alleluia, prega, prega il Signore. Anima, illumina la mia mente, io
ti voglio seguire per fede, Signore. Aiutami a avere quella fede, Signore, che ha avuto Abramo, Signore. Beati coloro che credono e non hanno visto. Beati coloro che credono e non vedono. Alleluia. Beati coloro che hanno fede e non vedono. Alleluia. Ti voglio dire, Gesù Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Re dei re, grazie per la tua parola in questo momento. Grazie per la tua verità in questo momento che ci rende liberi, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Ti preghiamo con il tuo Spirito Santo, con la tua parola. Signore, che nei nostri cuori ci sia la vera fede, Signore. Fortifica ogni fratello, ogni sorella, fortifica ogni anima, fortifica, Signore, la nostra vita spirituale per andare avanti nella tua parola e nella tua verità. Signore, ti adoriamo.